Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Soccer Smile. Puntata abbastanza veloce, parliamo subito veloce, 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 veloce per quanto riguarda le partite che sono state giocate ieri. Che dire, la Juventus vince, Ronaldo fa il fenomeno, non smette più di segnare manco lui, anche se la sua Juve a me non convince come gioca, perché ieri gli ultimi 10 minuti, boh, il Parma l'ha proprio assediata e per proprio... non lo so, un'unghia non ha trovato il gol del pareggio, quindi sta Juve si deve un attimo dare una svegliata, perché qua puoi permettere di giocare così, ma adesso che deve iniziare la Champions League, se vuoi vincere la Champions, cara Juve, datti proprio una svegliata, perché lì in Europa ti massacrano, cioè là non hai vita così tanto facile. Però continua a vincere e mette un buon margine sulla seconda, perché va a più 4 dall'Inter. Un Inter che è in seconda posizione, ma non si sa per quanto, perché questo pareggio con Lecce per l'Inter è pesantissimo, ragazzi. E, ovvio, non è così drastico, nel senso ci ha pareggiato pure la Juve contro Lecce, però in questo momento della stagione potrebbe essere determinante. Gli va bene che la prossima giornata la Juventus avrà Napoli, un Napoli ferito, devastato, distrutto, come ho detto a... Cioè, ho letto prima di fare questo video che si sono picchiati adesso Mertens e Haaland, c'è stato un battibecco tra loro due, ragazzi, è proprio in mezzo alla strada il Napoli. Però comunque è sempre il Napoli, potrebbe essere una partita della svolta, e la Lazio va a Roma. Quindi si scontrano poi la terza e la quarta attualmente in classifica, e per l'Inter potrebbe essere un bene. E adesso non so l'Inter contro chi gioca, però potrebbe recuperare questi punti persi contro il Lecce, anche se in questo momento, se la Lazio dovesse fare il miracolo di vincere il derby, va a vincere contro il Verona, che sarebbe la partita che deve recuperare a febbraio, la Lazio si troverebbe seconda in classifica. Io comunque non parlo, non parlo, non voglio parlare della Lazio, perché per me il derby è una partita che sento tantissimo e voglio parlarne dopo la partita. Quindi dopo la partita ci saranno due strade che la Lazio può prendere, e una sarà determinante per quanto riguarda la Champions League e un'altra sarà per un'altra cosa. Cioè, mi spiego, ragazzi, parliamoci chiaro. Fino adesso i rosiconi hanno detto che la Lazio ha fatto 11 vittorie a caso. È stato soltanto un momento che dura 3 mesi. È una squadra che non può andare oltre, è una squadra che ha finito la benzina, che sono stanchi, che verrà crollata, che verrà buttata giù. Di tutti e di più se ne dicono sulla Lazio. La realtà è, questa squadra gioca a memoria, è una delle migliori squadre in Italia, insieme all'Atalanta, che fa il miglior calcio, e su questo non si può dire nulla. E giocano da squadra. Ragazzi, la Lazio fa paura. In campo fa paura agli avversari. C'è poco da dire. Ai rosiconi c'è poco da dire. La Roma farà una grandissima partita, secondo me, al derby. Perché è sempre così. Quando la squadra della capitale arriva quella nel peggior dei modi, poi fa un derby mostruoso. Molte volte, molto spesso, finisce che quella squadra che è tipo è sotto in classifica oppure che sta facendo peggio, va a vincere il derby. Perché è così. E quindi noi dovremmo stare non attenti molto molto di più. Infatti speravo che questa partita in Coppa Italia del Napoli Inzaghi mettesse tutti i secondi le seconde linee, però non è così. Inzaghi ci crede tanto alla Coppa Italia, fa bene, perché ritiene un trofeo, però il derby, ragazzi, se vinciamo il derby andiamo a più 10 con una partita in meno. Ma di cosa stiamo parlando? Si parlerà di scudetto. Lo dico, se vinciamo contro la Roma, fanculo la cosa di andare in Champions, si punta lì, perché se puoi vincere contro il Verona, tu sei a meno 3 dalla Juve. Abbiamo vinto lo scudetto nel 2000, che avevamo meno 9 punti dalla Juventus, ragazzi, siamo a meno 3 dopo tutto questo tempo, dopo un intero girone, e siamo all'inizio del girone di ritorno. Non sarà facile, ma se si continua, ogni vittoria chiama un'altra vittoria. Se si continua così e se si va a vincere il derby, ma voi sapete anche la consapevolezza di questi ragazzi, che già è alle stelle. Missi, come se andiamo a battere pure la Roma, a mettercela alle spalle a più 10 con una partita in meno, non si può più far finta di nulla. Ai rosiconi che dicono che è finita la benzina, ma noi andiamo a gas, mi sa che non sta finendo, ma tutto è da... Aspettiamo, dai, non parliamo troppo perché sono abbastanza scaramantico, quindi mi tocco e aspettiamo, aspettiamo. Parliamo un attimo di mercato. Per quanto riguarda il mercato, invece, è uscita una notizia così, questo non è un Pokémon, questo è un Digimon, secondo me.
Sì, è uscito Paloschi. Perché? Tale, non è che sei costretto a comprare per forza qualcuno, non comprare, se non c'è nessuno, non comprare. C'è l'uscita la cosa di Shaqiri, ma Shaqiri è entrato nell'ottica Roma, perché la Roma comunque adesso è senza Zaniolo, ha perso un grande giocatore, forse uno dei più forti che ha il centrocampo, deve per forza comprare qualcuno. Si parla di questo interesse su Shaqiri, che è un buon giocatore, gioca a Liverpool in questo momento, però la valutazione è di 25 milioni, mi sembra. Spende 25 milioni a gennaio. Bah, non lo so, comunque la Roma è in cerca di un sostituto, è alla ricerca di un sostituto di Zaniolo. Noi, per quanto riguarda il nostro mercato, per ora è fermo, è uscita questa cosa di Paloschi, e per quanto riguarda Yellow, c'è un interesse e una super offerta degli Emirati Arabi per questo attaccante della Salernitana, quindi forse ce lo facciamo saltare. E occhio a, sempre a Kumbulla. Che è sempre nel mirino di Militare, un grande difensore, un buon giocatore, giovane, lo vogliono praticamente tutti, perché adesso si stanno muovendo un po' tutti per questo ragazzo. Vedremo, però secondo me alla fine di questo calciomercato la Lazio, ragazzi, non comprerà nessuno, sono sincero. Secondo me noi non compreremo nessuno, perché la cosa va bene così, tanto abbiamo solo la Coppa Italia e il campionato, non c'è bisogno che si spendano soldi adesso. Forse la miglior cosa è quello di piazzare gli esuberi. Berisha potrebbe andare via, anche in prestito. A De Kane lo manderei in prestito, sinceramente, a farsi un po' di ossa, a giocare titolare in qualche squadra, anche di Serie B, così da crescere, perché è un ragazzo molto interessante, ragazzi, molto molto interessante. Per quanto riguarda Asse Milano-Roma, c'è sempre questo scambio, Suso-Under, che sembra che l'interesse sia vero da tutte e due le parti. Il procuratore di Under vuole portarlo via da Roma, bravo. E quindi boh, ci sarebbe questa intesa, mo vediamo come andrà a finire. Per quanto riguarda Spinazzola, la telenovela, fantastico. Spinazzola adesso dice che gli altri sono incompresi, lui sta e quindi boh, vediamo un attimo come andrà a finire Spinazzola, caro mio. 2 anni, hai fatto 30 partite, sei stato abbastanza rotto, quindi non è che sei proprio così un fiorfiore, però ti auguro il meglio, vediamo un attimo, vediamo, occhio anche a lui al derby, perché è molto pericoloso, insieme a Pellegrini mi fa un bel po' paura. Comunque ragazzi, questo era tutto quello che c'era da dire per oggi. Se ci sono novità per quanto riguarda il calciomercato, mi raccomando, sempre e comunque su Instagram, importantissimo, ci sono notizie che fanno scassare, ci divertiamo, cose molto più soft, divertenti nel mondo del calcio. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Fabio e sempre Forza Lazio.